Di Vergarolla. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, Pola, si sarebbero dovute tenere le tradizionali gare natatorie per la Coppa Scarioni, organizzate dalla società dei canottieri Pietas Iulia. La manifestazione aveva l'intento dichiarato di mantenere una parvenza di connessione col resto dell'Italia. La spiaggia era gremita di bagnanti, tra i quali molti bambini. Ai bordi dell'arenile erano state accatastate, secondo la versione più accreditata, 28 mini antisbarco per un totale di circa 9 tonnellate di esplosivo, ritenute inerti in seguito all'asportazione dei detonatori. I documenti delle indagini della Corte Militare d'Inchiesta, conservati negli archivi di Londra e recentemente utilizzati per la prima volta nel volume dello storico Gaetano Dato, dedicato alla strage, parlano invece di 15-20 bombe antisommergibile tedesche, accompagnate da tre testate di siluro, quattro cariche di tritolo e cinque fumogeni. Alle 14:15 l'esplosione di quest'ordigne uccise diverse decine di persone. Alcune rimasero schiacciate dal crollo dell'edificio della Pietas Iulia. Secondo le rilevazioni di Dato, basate sui documenti della Polizia Alleata, della Corte Militare d'Inchiesta, dei cimiteri di Pola e dell'anagrafe di Pola, i morti identificati furono 65. I resti ritrovati corrispondevano a 109, 110 o 116 diversi cadaveri e 211 furono i feriti. Quasi un terzo erano bambini o avevano meno di 18 anni. Sembrano inoltre accreditati 5 anonimi dispersi. Il boato si udì in tutta la città e da chilometri di distanza si vide un'enorme nuvola di fumo. I soccorsi furono complessi e caotici, anche per il fatto che alcune persone furono letteralmente polverizzate. Questa è una delle cause per cui non si riuscì a definire l'esatto numero delle vittime, tuttora controverso.